Togli la cuffia. Ma no, ma che non possiamo fare il semestre europeo senza aver fatto una finanziaria lui. Prima. Ma c'entra come? Da quando c'entra? È inesistente proprio. Sono disperato. Sono disperato. Posso dire una cosa? Signori, signori. Ma per quale motivo? Vai, vai. Felice sera. Arriverà il giorno che la ruota, siccome la ruota è tonda, puoi fare i conti al momento opportuno. Senti, lo sai sì. Che introduciamo, vai, entriamo. Sì, sì. Allora, tu lo sai che faccio tu sempre domande. Tu sei preoccupato, tu sei preoccupato. Sono preoccupato della qualità. No, no, ma tu sei preoccupato anche di quello che io posso dire, sei preoccupato di tante cose. Sì, volevo, tranquilli, presidente stia tranquillo, direttore generale stia tranquillo, state tranquilli. E io qui sono sì, tranquillo. Ci sarà un grande atto di democrazia. Se poi la democrazia vi fa spavento, allora non state tranquilli. No, ma sono tutti tranquilli, anche tutti. Anche io sono tranquillissimo. Senti, eppure io sono convinto che sono preoccupati. Non vuoi no. Credimi che no, sono preoccupati. No, ma ti dico no. Che sono preoccupati. E io ti dico di no. Direttore, stia tranquillo. Presidente, stia tranquillo. Anche perché questa volta, caro direttore, insieme a me cacciano via pure a te, perché almeno stavolta facciamo i miei, sono i miei della redazione, muoiono di paura. Abbiamo fatto 100.000 ore di televisione in diretta insieme, di che cosa avete paura? Eh sì, dammi il cappotto, l'ha lasciato. No, aspetta. L'ho buttato giù, sì, il manto. Io arrivai in Spagna che c'era Franco e feci un'ospitata in un programma. Da quello praticamente invece nacquero quattro puntate, quattro speciali che feci poi alla morte di Franco, quindi era morto un dittatore, la Spagna finalmente conosceva la democrazia, c'era una grande eccitazione. Buonasera. Buonasera. Ma lei chi è? Ludwig van Beethoven. Grazie. Prego. Buonasera. Buonasera. Segretario, qualcuno maligna che le piace soltanto la Pravda, il quotidiano. Mi piace? Solo la Pravda. Niente, carta stampata perché? No, perché sì, televisione? Probabilmente dopo questo inseguimento direi che anche la televisione forse è antipatica. Down. Dear boy, look at you. Where have you been? It's been 10 years. I did wait. Wow, 10 years, huh? Where have you been? Just looking.
Did you find love? Yes. I found love. Amico, hai fatto vedere in televisione ieri sera, pensava vedendo in televisione il muro che punta solo a destra, vedeva la coda, dopo gli altri pesci, dico, sarà spersi dappertutto, invece è tutto via. Se te rendi mia conto, vedo in televisione, però rotami separati, che i telegiornali dicevano sparpagliati corpi e rotami, tutti lì, no tutto è una suppositiva, sto qua sta piantando, perché se fosse un po' planato, scusi. Una fatica improba, ecco, un'idea veramente alla Diabolik, con un minuto e trenta, vedete che con il corpo si muove a destra e a sinistra, staccando una parte della muta per brevi attimi dalla parete di velcro, ma cerca di rimanere comunque sempre attaccata con una parte del corpo. Oh, forza Antonella, un minuto e tredici. Per fare un appello alla commissione a nome di Mara Venier, Rosanna Lambertucci, Paolo Bonolis, Emilio Carlucci, vorremmo che il tempo fosse allungato di 2 minuti, è giusto o no? Beh, almeno uno. Due. Si può, signora commissione? Purtroppo non si può per regolamento, lo faremmo volentieri. Antonella proseguirà fino alla fine. Attenzione, comunque la votazione non è conseguente all'esito della scommessa. Attenzione, sta facendo una prova straordinaria. 40 secondi, ma non importa, voi Antonella, vai. 187. Vai, fate le offerte. Vai avanti, Antonella. Forza, Antonella. Ecco. Vai. L'esito del voto dopodomani della fiducia. È l'esito? Sì. E non lo so l'esito. No, volevo, ecco. Non lo conosco. Certo. D'accordo. Lei sa l'esito del voto di dopodomani? Ah, meno male. Assolutamente. Magari. Mi dica allora. E qual è il più grande desiderio degli italiani, uomini soprattutto, è avere al proprio fianco Valeria Marini! La data di oggi, questa è l'ultima, esclusa questa, siamo intervenuti per 919 volte, rimuovendo 3615 ordigni. Buonasera. Cinico TV celebra questa sera i 20 anni di Gola Profonda, il più famoso film pornografico della storia del cinema. Ne parliamo con un ciclista evidentemente omosessuale, Francesca Tirone, 74 anni. No, Francesco Tirone, 62. Esperto di cinema a luci rosse e autore di un saggio fondamentale dal titolo... Arrusi senza senso. Ah? Arrusi senza senso. Tirone! Eh? Ci vuol raccontare in breve la trama di Gola Profonda? Basta così! Tirone! Come si chiamano i protagonisti del film? Basta così! Tirone! Come si chiama l'interprete femminile di Gola Profonda? Linda Squillace! Squillace! Italo-americana? Italo-americana! Tirone! Lei è un cretino! Si chiama Linda! Linda Hogwalace! Tirone, eh? Perché mai Linda è celebre in tutto il mondo? Per le sue possente tette che c'ha. Tette? Tette. Ed è grossa e c'ha le tette quanto una vacca. Io le ho detto che ce l'ha quanto una vacca? Quanto una vacca. Io gliel'ho detto? No, non l'ha detto lei. E allora perché l'ho detto? Ma l'ho detto perché lei non l'ha detto. E inoltre?
c'ha una lingua anche lunga mezzo metro. Quanto? Mezzo metro. Tirone, a che cosa serve questa lingua? Ma questa lingua serve per surcare uomini. Tirone! Eh? A che cosa serve la lingua di Linda? La lingua di Linda serve per surcare. Per? Surcare. Sur? Surcare. E che cosa sarebbe surcare? Surcare uomini. Sur? Surcare uomini. Che cosa sarebbe sur? Il suco che c'è ogni mattina, che corre sempre. Tirone! La lingua serve? Serve per parlare, per surcare. Su? Surcare. Sur? Surcare. Quindi Linda è una? Una surchiatrice. Che cos'è una surchiatrice? Una surchiatrice di sessi maschili. Romagna mia, Romagna in fiore, tu sei la stella, tu sei l'amore. Quando ti penso vorrei tornare. Ecco, abbiamo toccato quasi i 36 miliardi. Giancarlo, Fabrizio, ecco. Massimo, credo che possiate chiudere la serata. Allora non ce la faccio più. Giancarlo. Grazie. Attenzione, attenzione. Siamo quasi a 36 miliardi. Siamo quasi a 36 miliardi. Soldi e ci possiamo veramente lasciare con una cifra di straordinaria generosità. Vediamo, ma è bellissimo. Tutto questo è bellissimo. Non credo, non avremmo mai sperato. Ed è veramente un sogno di arrivare a 36 miliardi. Facciamo un po' di tifo, ce l'abbiamo fatta. 167, 187, 187. Vai. Bravo a Giancarlo Magalli, che veramente ha dato tutto quello che doveva dare. Invece la cosa che mi dispiace è che domani i giornali parleranno di questo risultato, perché è un risultato straordinario. I giornali ne parleranno di Telethon, parleranno di noi che l'abbiamo realizzato, parleranno dei destinatari. I giornali domani dovrebbero parlare di voi, perché questo risultato l'avete ottenuto voi, soltanto voi. Se mi è consentito, mentre scatta il numeratore, possiamo togliere questa cifra in sovrimpressione? Possiamo toglierla, questa cifra in sovrimpressione? Possiamo toglierla? Vorrei rigirare le telecamere, come abbiamo fatto l'anno scorso, con la Steady. Vediamo un po' di salutare anche tutto il pubblico generoso che ci ha seguito. Guardate quanta gente, quanti amici fino a quest'ora. Eccoli qua tutti quanti. Steady, dai, rigiriamo così. Qua, le forze dell'ordine, vieni. Qua, di loro, i fotografi. Grazie, eccoli qua. Vai. Gli operatori.